Quasi conclusi, anzi direi conclusi, la centrale di cogenerazione e relativa rete distributiva di teleriscaldamento, anche per questa un anno dall'avviamento adesso, ho chiesto incontri e numeri per poter fare delle valutazioni in base all'effettivo risparmio, convenienza o comunque avere idea di cosa significa questa opera. E come sapete è stata conclusa, direi, la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione. Anche qui avremo notizie prossime, anzi molto prossime, perché ho intenzione di istituire un incontro, di organizzare un incontro, perché non fanno altro che arrivare lamentele, e anche stasera è stato citato più volte il problema della scarsa illuminazione, se non del buio addirittura, in certe zone di Vignola, sia centro che periferia, quindi bisogna capire un po' come viene gestita questa cosa. Il risparmio energetico però è un principio che deve entrare nelle case, nella vita di tutti noi, in modo capillare. Cambiare i modi e le abitudini è un percorso lungo, frutto di coinvolgimento informativo ed educativo, che porta ad acquisire una diversa consapevolezza. Di questi percorsi abbiamo fatto cenno in tema ambientale, quindi abituiamoci a lasciare a casa un po' di più l'automobile e muoviamoci in città con la bici quando riusciamo. In casa in inverno ci mettiamo una felpa in più magari e abbassiamo di 1 grado l'impianto, è già qualcosa, anzi è già qualcosa di molto importante. Conosco delle persone che vogliono passare l'inverno in canottiera in casa a 26 gradi, sono cose, insomma, abitudini da modificare, comportamenti. Dobbiamo trovare il modo di incentivare il miglioramento prestazionale delle nostre case facendo prevalentemente interventi di isolamento dell'involucro e di ristrutturazione degli impianti obsoleti, ricorrendo a fonti di energie rinnovabili. Questa non è certo una novità. Anche in questo caso l'informazione e il coinvolgimento giocano un ruolo fondamentale. Faremo ogni sforzo possibile per trovare risorse che premino i cittadini che, per esempio, ristrutturando la loro casa, intendono fare un piccolo sforzo aggiuntivo, superando i limiti quelli dati dalla legge, dalla normativa vigente. Contributi, sconti sugli oneri, ad esempio, insomma, nelle maniere che riusciremo. Protezione civile. E chiudo. Stiamo già procedendo all'aggiornamento per quanto riguarda le aree di protezione civile destinate all'assistenza della popolazione in caso di calamità e contenute nel piano comunale di protezione civile. Queste aree vengono divise in aree di attesa, non sto a descrivere tutto l'aspetto. A seguito di questo aggiornamento sarà intrapresa una campagna di informazione alla popolazione con particolare attenzione alle aree di attesa, che nel caso di emergenza di qualsiasi natura rappresentano i primi presidi in cui si presenteranno i soccorsi e nelle quali la cittadinanza dovrebbe confluire. C'è anche già tutta una segnaletica che è solo da mettere, una volta finito l'aggiornamento del piano, è solo da mettere in posa. Ecco. Io direi di chiudere, manca pochissimo, 2 paginette rapide rapide e poi abbiamo finito, direi che sono di Rubiani. No, velocemente sui lavori pubblici, che è l'ultimo assessorato che mi compete. Intanto le cose che stiamo facendo. Abbiamo iniziato la sistemazione della sala del consiglio col personale interno del comune, con gli operai del comune. Ricollocheremo il tavolo dell'ex Irani che è costato 100.000 € ai cittadini vignolesi, che è collocato ammucchiato nel magazzino del comune. Rifaremo la sala grande come sempre è stata. Abbiamo avuto il piacere di una donazione di Maini, il pittore di Vignola che tutti voi conoscete, e quindi collocheremo nella sala del Consiglio anche i quadri che lui ci ha donato, e riteniamo di fare un buon lavoro e con una spesa estremamente modesta per dimostrare che si può anche riuscire a fare le cose spendendo poco, e riteniamo di terminare i lavori, se ci consegnano i materiali, perché adesso con questo sistema d'acquisto tramite MEPA non è una roba così veloce e semplice, entro Natale. Quindi è probabile che il consiglio di fine anno riusciamo a farlo già nella sala nuova.
Iniziamo entro la fine del mese, probabilmente entro il 15, il 20 di ottobre, la risistemazione del primo tratto di Viale Mazzini, in modo che risistemiamo sia le aiuole intorno alle piante che la pavimentazione, e con i residui di bilancio che sono rimasti nei capitoli dei lavori pubblici. E nel 2015 cercheremo di terminare la sistemazione di Viale Mazzini in modo da rendere il viale più importante di Vignola almeno, diciamo, decoroso e presentabile. Le altre cose che vogliamo fare, perché abbiamo le condizioni per farle, non abbiamo fatto una lista della spesa, abbiamo fatto l'elenco di cose che riteniamo di essere in grado di fare, di realizzare nei tempi di questa legislatura. Intanto il nuovo plesso scolastico per la scuola media, che lo finanzieremo in parte con la tassa di scopo, anche se per spese di progetti sono come dire, già stati consumati 250.000 euro, però insomma con un'aggiunta di alcune permute di immobili del comune non più strettamente necessarie, riusciremo a realizzare una scuola di 6 aule con la prospettiva di farne altre 12, di 9 aule con la prospettiva di farne altre 12, con un obiettivo primario. Noi abbiamo un patrimonio scolastico molto datato che consuma quantità enormi di energia e quindi che ci drena da un punto di vista del bilancio corrente. Quindi noi dovremo, con un ragionevole lasso di tempo, riportare queste strutture a un consumo accettabile, quindi a una classificazione energetica più elevata. L'impianto di cogenerazione in realtà ci fa spendere di più e non meno, quindi fa guadagnare probabilmente la CPL ma non l'amministrazione comunale. L'altro progetto importante e strategico è la nuova caserma dei pompieri. Adesso stiamo rivisitando il progetto, abbiamo un incontro con il comandante dei pompieri la prossima settimana e stiamo ridefinendo il progetto per fare la caserma dei vigili del fuoco e protezione civile, e recuperare invece i fabbricati esistenti dell'ex mercato della frutta, nello specifico la palazzina centrale, per la sede dei vigili della Polizia Municipale. Se i finanziamenti riusciamo a convogliarli in questa direzione, per la sede della Polizia Municipale possiamo ragionevolmente pensare di iniziare i lavori di recupero nel 2015, perché la sede della Polizia Municipale è, diciamo così, necessaria di ampliamento e di manutenzioni. La nuova sede della caserma dei carabinieri l'ho detta prima, quindi non vi faccio perdere del tempo. La riqualificazione della Sara, ecco, l'ultima cosa: noi abbiamo l'obiettivo, il progetto di recuperare il mercato della frutta così com'è e di creare all'interno la sede delle associazioni del volontariato. Ovviamente non dappertutto e non in tutta l'area del mercato, ma insomma vogliamo ridare la possibilità ai cittadini vignolesi di usufruire di questa struttura che è degradata e che di fatto è poco utilizzabile. Concludo velocemente perché... Ultima pagina. Che cosa facciamo con questa città? E questo è il titolo del capitolo conclusivo delle linee programmatiche per la nostra città, è il titolo di un articolo recente di un noto blog vignolese. La risposta all'interrogativo posto richiede la costruzione di un piano complessivo che eviti di dare risposte parziali, spesso contraddittorie fra loro. È il compito più difficile per l'amministrazione e noi l'abbiamo già verificato in questi primi mesi di lavoro, nei quali siamo stati soffocati dalla quotidianità, dalla necessità di affrontare e risolvere problemi sempre urgenti, ma slegati da una visione generale dello sviluppo della città, con il pericolo più che concreto di commettere errori o dare soluzioni contraddittorie.
È per questo che stiamo cercando di recuperare un disegno programmatico generale e coerente con gli obiettivi che abbiamo esplicitato nei capitoli precedenti. Peraltro, dai primi confronti sono emersi alcuni obiettivi che abbiamo condiviso circa l'utilizzo degli immobili pubblici o di interesse pubblico, che intendiamo discutere e condividere con i cittadini attraverso percorsi partecipativi. Ex magazzini e archivi banca CRV sono destinati ad archivi storici intercomunali grazie all'intervento economico della Fondazione, che ha acquistato l'immobile e sta curando la sua gestione. Con questo intervento e con la destinazione di parte del fabbricato ex Galassina ad archivio comunale, l'Unione Terre di Castelli diventerà un importante polo archivistico. Villa Trenti verrà ristrutturata e recuperata grazie ancora una volta all'intervento della Fondazione. E la sua destinazione nell'ambito della cultura e della formazione sarà decisa con il coinvolgimento dei cittadini attraverso uno specifico processo partecipativo già in corso. Fabbricati ex stazione, salvi imprevisti o divieti particolari, verranno acquisiti dal Comune per essere destinati probabilmente a sede permanente nel mercato contadino. Ex macello, verranno recuperati i fabbricati per essere destinati a politiche culturali giovanili senza escludere insediamenti commerciali mirati. Ex mercato ortofrutticolo, ne ha già parlato Francesco, area ex distributore Agip in Viale Mazzini, potrà essere utilizzata in parte per strutture sanitarie e in parte per parcheggi. Grazie. Bene, allora possiamo iniziare il dibattito. Invito i consiglieri a prendere la parola per gli interventi a commento della relazione della Giunta. Chi vuole cominciare? Nadia Piseddu, Movimento 5 Stelle. Grazie, buonasera a tutti. Questa sera viene richiesto al Movimento 5 Stelle di discutere e votare il documento che espone le linee programmatiche di mandato amministrativo per il quinquennio 2014-2019. Per quanto riguarda i temi come l'acqua pubblica, l'ambiente, l'agricoltura, l'energia, la sanità, il sostegno alle piccole e medie imprese e lo sport, le linee guida indicate dall'amministrazione trovano il pieno appoggio del Movimento 5 Stelle. Per tale motivo, come già ricordato nel discorso fatto durante il primo Consiglio Comunale, non esiteremo a sostenere e a lavorare insieme per realizzare nel migliore dei modi queste proposte in cui ci riconosciamo. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle è entrato in questo Consiglio Comunale perché i cittadini che lo hanno votato hanno chiesto un cambio quanto più radicale possibile della politica. Sono portavoce di quelle istanze di cambiamento che ci hanno permesso di arrivare fino a qui, di quel cambiamento che, benché fin dalle prime pagine del documento l'amministrazione ritiene di rappresentare, non è stato ravvisato dal Movimento 5 Stelle se non marginalmente. Questo perché, benché sia avvenuta un'alternanza politica, i progetti e le idee esposte all'interno delle linee programmatiche di questa amministrazione non sono nuovi, ma ancora una volta dispongono il mantenimento dello status quo. Tralasciando le disposizioni di realizzazione di alcune opere pubbliche ex novo, che però facevano già parte di progetti delle passate amministrazioni, ad esempio non è cambiato l'atteggiamento dell'odierna amministrazione nei confronti dell'Unione Terre di Castelli. Benché il Movimento 5 Stelle si sia dichiaratamente espresso contro a tutti gli enti che si interpongono tra il Comune e la Regione, sappiamo bene di dover fare i conti con essa, ma riteniamo che l'atteggiamento da assumere all'interno dell'Unione non sia quello di subirne le decisioni prese a maggioranza o di delegare ad essa scelte relative al proprio territorio. Riteniamo infatti sia necessario che ogni amministrazione comunale salvaguardi prima di tutto il volere dei cittadini della sua città e soltanto secondariamente si possa prendere in considerazione la realizzazione di accordi. Questo proprio perché le unioni dovrebbero servire per migliorare la qualità e i servizi per i cittadini e non allontanare le scelte da essi. Scorrendo poi il documento, riteniamo stridenti il sostegno che l'amministrazione intende fornire per il recupero degli immobili esistenti con la realizzazione ex novo della scuola media, della caserma dei Vigili del Fuoco e della caserma dei Carabinieri, il tutto con l'azzeramento di consumo di suolo vergine. Pur ritenendo i progetti validi, il Movimento 5 Stelle intende analizzare, studiare e controllare la fattibilità di ogni singola questione e non lasciare carta bianca all'amministrazione. Per quanto riguarda poi il tema della sicurezza, quantomeno riteniamo singolari le convinzioni di questa amministrazione quando scrive questa massiccia presenza di forze dell'ordine, poiché, come noto, anche sulla base della mozione che è stata da noi presentata allo scorso Consiglio Comunale,
come l'organico dell'Unione, del Corpo Unico della Polizia Municipale dell'Unione Tare di Castelli lavori sotto organico ormai da anni, non rispettando i criteri previsti dalla legge regionale per quel che riguarda i requisiti minimi. Sicuramente comunque saremo al fianco dell'amministrazione, l'appoggeremo per ottenere l'incremento dell'organico che, nonostante la premessa, questa stessa amministrazione ritiene necessaria. Non volendoci dilungare oltre, riteniamo indispensabile solo dichiarare che, per quanto riguarda il welfare, benché molte delle azioni descritte nelle linee guida di questo documento trovino pieno sostegno da parte del Movimento 5 Stelle, come ad esempio il ritenere che il rispetto del diritto alla casa sia una priorità per tutte le amministrazioni, oppure prevedere politiche per la non autosufficienza, ciò che ci preme è far capire che, oltre ogni disponibilità di risorse economiche, l'amministrazione ha il dovere di trovare nuove strade per risolvere i problemi della sua comunità. I patti di stabilità a cui sono soggetti gli enti locali limitano effettivamente le risorse che si possono destinare, ma ciò non deve essere un appiglio per non cercare modi differenti per garantire ai cittadini quel benessere di cui dobbiamo essere garanti. Il Movimento 5 Stelle, in considerazione anche dei motivi sovraesposti, voterà dunque contro all'insieme di queste linee programmatiche, ma non si tirerà indietro dall'analizzarle una alla volta quando ci verranno sottoposte e a fornire un valido aiuto all'amministrazione per realizzare nei migliori dei modi quelle proposte in cui ci riconosceremo, affinché le scelte compiute siano effettuate esclusivamente per favorire il bene dell'intero.